Amici sportivi, ben ritrovati su Levante Sport TV. Come tutti i martedì è arrivato il momento di andare a rivedere tutte le immagini e le emozioni dei campionati di Serie D, eccellenza e promozione. Come già successo per la scorsa settimana, anche questa volta sarà un puntata speciale. Uniremo le due trasmissioni, Penta Serie D e tutta eccellenza e promozione, in un unico contenitore che parlerà appunto di tutte le squadre impegnate nei tre campionati calcistici che interessano le nostre formazioni. Partiamo per una volta dal campionato più basso, ovvero dal girone B della promozione. Questo perché la Salma Ghiritese rimane la camisa merita veramente la copertina di giornata, perché ha espugnato uno dei campi più difficili come quello dell'Atletic Club Genova e ha raggiunto una posizione di classifica veramente invidiabile. Passeremo poi a esaminare quello che è stato il campionato di eccellenza, con alcune gare molto importanti come lo Spareggio Salvezza vinto dal Fontanabuona, da nuova coppia Porro Pasticcio e i bellissimi pareggi importanti sia per il morale sia per la classifica del Rapalla sul campo del Ventimiglia e del Rivasamba in casa contro il Busalle. Vedremo anche le immagini dell'Andersen di Sesti Levante. Infine uno sguardo al campionato di Serie D, come sempre attività in questo torneo frenetica, perché domenica si è giocato sia la gara del Chiave di Calcio Caperana che ha perso in casa contro il Cuneo, sia il pesante 0-2 della Lavagnese in casa del Seregno, ma oggi è già vigile di campionato perché domani scende in campo di nuovo il Chiave di Caperana di Fabio Fossati, atteso dalla trasferta in casa del Borgosi. Dunque, un campionato in continua evoluzione, ma come detto partiamo per una volta dal campionato minore, quindi dal girone B della promozione, e con la regia possiamo andare a vedere i risultati. Angelo Bagliardo, Salma Ghiritese 1-4, proprio questo il punteggio di giornata. Borgoratti, Campomorone 1-1, Canaletto, Atletic Club Genova 1-1, Coi di Luni, Castelletto 4-0, una bella vittoria per la squadra spezzina, Cumpoles, Focevara 1-0 per la capolista, Ligorra, Tarros 1-1, Magra Azzurri, Molassana 2-1, Ortonovo contro il Real Valdivara 3-0. Anche in questo caso tanti risultati di misura rispetto all'altra domenica, c'è stato qualche risultato con maggiore scarto come lo stesso punteggio della Salma Ghiritese, ma sostanzialmente un girone molto equilibrato e anche in classifica infatti l'andamento che si rispecchia è proprio questo. Possiamo passare con la grafica della classifica, la vediamo qui, con Poes 51 punti, ha un bel vantaggio di 7 lunghezze sul Campomorone che era 44, terzo posto Colli di Luni, da qui in giù è lotta aperta per la terza posizione che garantisce un posto per i playoff, ovvero Borgoratti 37, Magrazzurri 36, Salma Ghiritese dal nono posto è salita al sesto 34 punti, Atletic 34, Taros 34, Ortonovo 33, Real Valdivara 22. Fino al Real Valdivar sono appunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 squadre in lotta per i playoff. Sotto Real Valdivar Lancio Baiardo 31 punti e Ligorna 28, Canaletto 27, Molassana 25. Si giocano ancora i playout con il Castelletto e il Focevara rispettivamente 18 e 16 punti, che probabilmente hanno qualcosa in meno delle altre squadre e sono destinate a lottare per non retrocedere direttamente nel campionato di prima categoria. Questa è un po' la situazione nel girone B del campionato di promozione. Nello specifico, entrando in quella che è stata la gara della Salma Ghiritese di Mauro Camisa, possiamo subito passare con le immagini come sempre fornite dal dirigente della Salma Ghiritese Agostino Alfonsi, che insomma ci fanno rivivere le emozioni di questo 4-1, risultato largo, ma poi la cronaca della gara invece dicono un'altra cosa, ma un punteggio assolutamente meritato per la squadra di Santa Margherita, che insomma ha convinto, ha dimostrato anche di sapersi adattare a un campo difficile come appunto quello su quale ha giocato, un campo molto pesante quello del 25 aprile, lo vediamo subito dalle immagini, Salma Ghiritese in maglia arancione e l'Angelo Bagliardo in maglia verde con calzoncini neri in campo sintetico, il campo del 25 aprile, un campo molto arreso pesante dalla pioggia, molte pozzanghere, ma la Salma Ghiritese è riuscita a interpretare molto molto bene questa gara che era molto importante per il futuro della squadra di Mauro Camisa. Qui abbiamo con le due squadre a scendere in campo, la Salma Ghiritese poi passerà subito in vantaggio con il gol del giovane Ampe, una delle tante scommesse vinte da Mauro Camisa, un'azione che si sviluppa sul versante di sinistra, nei rotti serve una palla di tacco, la palla viene un cross in mezzo, il portiere ovviamente sbaglia qualcosa e Ampe è il più lesto a calciare in rete da pochi passi dopo 7 minuti, rompere subito gli equilibri e mettere la partita a spunto in discesa per la Salma Ghiritese. Nella ripresa ancora la Salma Ghiritese al 20°, qua c'è una bella palla dello stesso Bertorello, scende sulla sinistra, cross al centro, il portiere ancora qualche difficoltà, Ampe mette la palla dentro, Nerotti colpisce una prima volta, traversa, una seconda volta, tappina quello giusto e c'è il 2-0 per Nerotti che si conferma ancora bomber di razza in queste categorie. Salma Ghiritese dunque 2-0 al 20° del
nel secondo tempo e nel finale 85esimo Bertulla per la formazione genovese approfitta di un'ingenuità del portiere Alessandro Fossa, una delle poche di quella stagione, che riesce a trattenere un tiro all'apparenza innocuo, la palla entra in gol, 85esimo 2-1 per la Samagheritese. I rischi di una possibile rimonta sono subito fugati però dal bellissimo gol di Luca Piropi, uno dei giocatori più esperti di questa squadra. Bertorello, ancora lui, palla al piede, la passa a Pozzo, c'è un lancio a cambiare fascia, Piropi stop, entra in area, un sinistro che non lascia scampo al portiere dei genovesi per un 3-1 che al 90esimo mette in cassaforte il risultato per la Samagheritese, ma non è finita qui perché al 93esimo arriva anche il gol del giovanissimo Castagnola. Piropi, ancora lui da solito fascista, mette la palla in mezzo, la palla resta lì e Castagnola fa un tap-in da pochi passi, approfitta anche di un errore, di una deviazione sfortunata del difensore in maglia verde del Baiardo e segna un 4-1 molto molto convincente per la squadra di Manuel Camisa. Abbiamo detto forse un punteggio non è così largo, la sostanza del match ha detto anche altro, però insomma la Samagheritese ha vinto bene 4-1, il gol subito per un'ingenuità del portiere o delle pochi errori di questa stagione di Alessandro Ciccio Fossa, una Samagheritese che si sta rilanciando in classifica e se possiamo andare a rivedere in sovraimpressione ancora la graduatoria di questo girone B del campionato di promozione, possiamo vedere come questa classifica molto molto corta, però la Samagheritese a questo punto è più vicina alla zona playoff che alla zona playout, perché insomma i punti di vantaggio iniziano ad essere consistenti e invece i punti di distacco dalla zona, dai primi posti, iniziano ad essere pochi perché sono solo 4 punti dalla terza posizione. Quindi una Samagheritese assolutamente in palla e assolutamente in salute. Abbiamo visto la classifica di questo campionato di promozione, possiamo andare a vedere quello che sarà anche il prossimo turno. La squadra con la quale vedrà impegnata la Samagheritese di Manuel Camisa, Athletic Club Genova contro Colli di Luni, il Campo Morone affronta in casa il Magrazzurri, il Focevara contro l'Angelo Baiardo, Ligorna riceve il Borgo Ratti, Molassana attende l'Ortonovo, il Real Valdivara sfida la Capolista Cumpoli, la Samagheritese al Broccardi ospita il Canaletto per una sfida veramente playoff. Tara Solvito contro Cassetto Solferino è la gara che conclude il programma di giornata. Abbiamo visto quale sarà il prossimo turno della squadra di Santa Margherita, ma per celebrare a dovere il momento d'oro della squadra arancione abbiamo al telefono con noi Andrea Lenzo, il giovane presidente della San Margheritese. Siamo con Andrea Lenzo, presidente della San Margheritese, la sua squadra è reduce da un brillante 4-1 in trasferta. Com'è stata questa partita? Ma è stata una partita molto intensa su un campo certamente pesante contro una bella squadra che si era ben comportata anche nel girone d'andata, composta da molti giovani. Abbiamo centrato un risultato molto importante e rotondo, strameritato per il gioco espresso. Sono molto contento di quanto hanno fatto i ragazzi, molti giocavano fuori ruolo, hanno fatto benissimo, penso a un Pozzo che da centrale è passato alla sinistra, ma ha compiuto anche un importante assist, e tanti altri, Morto, la giovanissimo anche lui, centrale di difesa spostato a sinistra, forse uno addirittura dei migliori in campo. Per il resto sono entrato negli spogliatoi a fine partita e le caviglie di Bertorello parlano da sole anche per la qualità di alcuni giocatori che sono certamente danno certamente lustro a questa squadra, con la speranza, diciamo così, di poter continuare sempre a far meglio e di più, pensando soprattutto anche a questo fine campionato. Sì, la classifica adesso vede la San Margheritese in una posizione invidiabile, avete messo nel mirino il terzo posto, credete nei playoff l'obiettivo resta la salvezza? Do una risposta abbastanza scontata nel calcio, che come spesso accade dipende soprattutto da noi. Siamo io credo, avendo visto molte partite, che la Samagheritese esprima un calcio, una mole di gioco e anche come numero di occasioni da gol, è certamente una delle migliori squadre.
ritengo di, senza troppa presunzione, certamente meriterebbe di rientrare nelle prime tre. Non ci dobbiamo dimenticare che siamo una neopromossa, probabilmente paghiamo anche lo scotto dell'inesperienza per questa categoria, che è certamente qualcosa di diverso, e gli sforzi certamente da parte della squadra, del mister, ci saranno tutti. La cosa principale è raggiungere il più presto possibile quella che la strameritata conferma nella promozione, e poi se un po' di fortuna e maggiore precisione sotto porta ci assisteranno, magari vedremo di regalarci qualche cosa in più. Perfetto, Andrea, ti ringrazio, sei stato gentilissimo, ti facciamo in bocca al lupo per la prossima gara casalinga contro il Canaletto e per tutta la stagione della tua San Margheritese. Grazie mille, Andrea. Grazie a te e alla tua trasmissione. Possiamo chiudere la parentesi dedicata al campionato di promozione, saliamo di categoria, andiamo a vedere quello che è successo nel campionato di eccellenza. Si è giocato appunto questa giornata domenica con risultati importanti, tante conferme, alcune sorprese. Possiamo andare a vedere tutti i risultati della grafica. Bogliasco Sesti Levante 2-0, Cairese Fezzanese 3-2, Pro Impera Loanesi 1-0, Ponte Decimo Veloce 0-0, 2-2, Rivasava Busalla 0-1, Sestrese Fontanabuona 0-1, Vado Valestura 1-1, Ventimiglia contro il Rapallo. Vediamo subito la classifica che è scaturita da questi risultati. Bogliasco primo posto 50 punti, Cairese 49, secondo posto, Pro Impera 42, terzo posto. In vetta è cambiato poco e nulla, perché Sesti Levante è rimasto al quarto posto a 38, il Vado al quinto a 36, ha scalato la posizione del Valestura a 36 punti, ha superato la Fezzanese. Ponte Decimo 33, La Veloce 32, in coda Rivasama 29, Ventimiglia 27, Busalla 26, La Loanesi a 22, il Rapallo a 21, Fontanabuona non è più ultimo in classifica, ma ha raggiunto il Rapallo a 21 punti, la Sestrese ultimo posto, punti 19. Questa è una situazione di classifica molto molto interessante, sia in coda, anche se non riguarda assolutamente le squadre levantine, sia in testa. Ma possiamo andare a vedere subito le immagini dal campo Andersen, i Sesti Levante, Rivasama Busalla, era uno spareggio salvezza, si decideva la quota play-out, è finito con un 2-2 che insomma ha lasciato un po' la mare in bocca a tutti. Accade di tutto fra Rivasamba e Busalla in un match importantissimo per entrambe le formazioni che vogliono allontanarsi al più presto dalle zone scomode della classifica. Rivasamba va sotto per 2-0 ma ha la forza di rimontare nonostante nella ripresa sciupi una ghiotta occasione con un calcio di rigore. Ma andiamo con ordine, l'inizio è per gli ospiti che dopo due minuti innescano subito l'azione buona, c'è un tocco di Kell per Draghi, ci arriva sul fondo il numero 7, il traversone è raccolto a centro area da Anselmi che batte il portiere Pozzo per il vantaggio del Busalla. La difesa di Arriva presa in contropiede, molto veloce l'attacco da parte dei busallesi. Ancora Arriva che prova ad andare in avanti, si fa vedere Martin che lavora un buon pallone, avanza fino a tre quarti, poi fa partire un tiro che è deviato, non crea tuttavia grossi problemi all'estremo difensore Fuselli. Perde ancora un pallone, arriva a centrocampo, ne nasce un'altra opportunità per il Busalla con Anselmi che in questo caso è fermato dall'uscita provvidenziale di Olmo Pozzo. Ancora Riva che prova a farsi vedere sul settore di destra, c'è il traversone di Cella sul quale Nicolini si coordina bene, mezza rovesciata, ma la sua conclusione non è potente e Fuselli non ha problemi nella parata. Il Busalla a metà del primo tempo raddoppia, c'è questa palla buona sulla destra per Anselmi che va sul fondo, crossa e poi va a mettere in rete con un diagonale che non lascia scampo ad Olmo Pozzo. Azione ancora una volta partita dei piedi di Draghici che ha innescato il numero 11 busallese, lesto a colpire ancora per la seconda volta nella porta difesa da Pozzo. La reazione di Arriva non si fa attendere, c'è subito un tentativo in avanti con Nicolini che riesce a rubar palla a un malinteso fra il portiere Fuselli e un difensore, ma sulla sua diagonale Fuselli si fa perdonare l'errore e neutralizza la conclusione del giocatore rivano.
Ancora Busalla prima del finire del primo tempo, azione che viene spezzata dall'offensiva del Riva, se ne va Nicolini sulla sinistra, si fanno vedere a centro area gli attaccanti del Riva, Nicolini va a effettuare un traversone, il colpo di testa e poi c'è il tocco sotto rete di Martin che segna, ma l'assistente ha alzato la bandierina segnalando il fuorigioco da parte del centravanti Calafato. Si va nella ripresa con Riva subito protesa in avanti a ricerca del pari, c'è questo tiro col quale Fuselli si esalta deviando la palla in angolo, il tiro di Martin, dall'angolo nasce l'azione che porta il Riva Samba ad accorciare, c'è una respinta ancora di Fuselli, una prima conclusione del Riva e sulla ribattuta Cella indovina il drop che insacca la palla nel 7 alla sinistra di Fuselli, impietrito osserva il pallone infilarsi alle sue spalle senza poter accennare neppure all'intervento. Rivediamo la conclusione forte e precisa di Cella che spedisce il pallone all'incrocio. Riva ci crede, vede la rimonta vicino e su questa azione c'è il tocco e un pallone che passa attraverso tutta la linea di porta del Busalla senza che nessuno riesca a dare la deviazione vincente e si arriva quindi all'azione che fa scaturire il calcio di rigore. Su questa palla di Bassi c'è l'uscita di Fuselli che atterra il giocatore del Riva, inspiegabilmente l'arbitro ammonisce soltanto l'estremo difensore del Busalla che poteva anche rimediare un cartellino rosso vista la posizione assolutamente centrale del giocatore del Riva che poi rimane a terra contuso. Dal dischetto si presenta Martin, la sua esecuzione non è dei migliori, Fuselli si distende e nonostante il tiro sia angolato riesce a deviare la palla in calcio d'angolo, ma l'appuntamento con il gol rimandato di poco, c'è questo pallone messo dentro da basso e sul secondo palo arriva più lesto di tutti Ruffino che prima controlla e poi di esterno destro supera da pochi passi il portiere Fuselli per la seconda volta perfezionando la rimonta del Riva Samba che passa dal 2-0 al 2-2. Rivediamo il cross di basso e sbuca sul secondo palo dietro a tutti i difensori Ruffino che prima controlla e poi appoggia con l'esterno destro morbidamente a rete. Il Riva Samba a questo punto prova il colpaccio, c'è questo tiro di Sacchetti che non impensierisce però più di tanto il portiere Fuselli e si fa vedere ancora il Busalla, ma è l'ultima azione della partita con pochissimo recupero, l'arbitro manda anzitempo le squadre negli spogliatoi nonostante le chiede spiegazioni richieste da Sacchetti. Abbiamo visto questo scoppiettante 2-2 fra Riva Samba e Busalla, il Busalla in vantaggio per due volte, come abbiamo visto dalle immagini di Davide Vigilia, con Anselmo e Anselmi, che sembra un gioco di parole, invece è una delle coppie più importanti di questo campionato, Anselmo e Anselmi, è un 2-0, poi il Busalla è rimasto a 10 uomini, la Riva Samba non ha saputo approfittare, Martin ha sbagliato un calcio di rigore, poi è arrivato il gol 2-1 di Cella, abbiamo visto il gol nel finale del 2-2 del giovane Ruffino, abbiamo anche un calcio William Bottaro, insomma, soddisfatto per la prova dei suoi, forse un po' meno per il risultato, ma lui ha detto quando la prestazione è questa io posso anche non guardare la classifica perché so che mi salverò. È stata quindi comunque una gara molto importante, possiamo andare a rivedere i risultati per capire anche un po' le altre pretendenti alla lotta per la salvezza come si sono comportate. Vediamo di nuovo il cartellone dei risultati, Bogliasco Sesti Levante 2-0, per la squadra rosso-blu di Juari è stata una sconfitta per certi versi meritata, il Sesti Levante ha giocato la sua onesta partita, Bogliasco ha trovato il gol, non in maniera casuale e fortuosa ma comunque su alcuni episodi, Sesti Levante poi ha finito anche 9 per due espulsioni, insomma una gara andata un po' così per il Sesti Levante che ha pagato un po' lo scotto della capolista Bogliasco, la spuntata al grande cinismo della squadra di Giovanni Vernizzi. Per Juari la seconda sconfitta definitiva forse tramonta anche il sogno del secondo posto, ma per come si era messa la stagione per la squadra di Juari comunque anche riuscire a garantire il quarto posto finale sarebbe un bellissimo risultato, ma per la lotta per il quarto posto troverà sicuramente un avversario agguerrito come il Vallesturla di Alberto Ruvo che dopo aver vinto una sola gara in trasferta la prima giornata, lo possiamo vedere anche dal consiglio della grafica dal tabellone, ha espugnato il campo del Vado, non vinceva in trasferta da quasi 6 mesi, era la metà di settembre, era l'anticipo della prima giornata Savona contro Veloce, finalmente la squadra di Ruvo si è rifatta in trasferta, ha vinto 1-0 a Vado con un gol di Gandolfo al 12° centro stagionale, un Alberto Ruvo che se vogliamo la presa in confuso perché ha detto eravamo abituati a vincere in casa e pareggiare o perdere fuori, l'altra volta abbiamo pareggiato in casa quindi doveva arrivare questa vittoria in esterna, così è stata, il Vallesturla adesso
è arrivato a 36 punti, solo 2 in meno del sesto rilevante. Sabato giocherà in anticipo contro lo stesso Pogliasco, insomma respira l'aria di alta classifica e può veramente superare il sesto rilevante per vincere quello che è un titolo platonico ma molto importante e sentito come il titolo di Reginetta del Levante. Negli altri risultati delle nostre squadre guardiamo la parte bassa, abbiamo detto di questo Riva Samba 2-2 che ha tenuto bassa la quota play-out, abbiamo visto le immagini. Il Fontanabuona merita un capitolo a parte perché la squadra di Cicagna del presidente Antonio Bacigalupo, dopo aver esonerato Natalino Bottara, quella che sembrava una scelta disperata, dettata più dall'emergenza che dalla necessità e dalla lucidità, ha vinto 1-0 in casa della Sestrese. Era un vero e proprio spareggio salvezza. In panchina sedeva il giovanissimo, neppure 30 anni, Alessio Porro. In campo c'era Simone Pasticci con i gradi di capitano ma anche di allenatore in campo. 1-0, gol di Memoli nel finale con un calcio di rigore. Insomma è stata una partita sofferta, tirata, l'importante era il risultato. Fontanabuona ha vinto, non è più ultimo. Lo stesso Porro ha affermato che insomma è cambiato poco o tanto, perché poco perché sono rimasti nei bassi fuori, tanto perché non sono più ultimi in classifica. E ultimi, come possiamo vedere, c'è la Sestrese a 19 punti, quindi se il campionato finisse oggi i verde stellati di Luca Monteforte sarebbero clamorosamente retrocessi in promozione, sarebbe la seconda successione consecutiva dopo essere scesi nella scorsa stagione dalla Serie D. Insomma, Sestrese ultima, Fontanabuona era palla, sono lì lì, sono ancora nei bassi fondi di classifica, ma stanno dando continuità e soprattutto stanno riacquisendo morale e fiducia. Saranno importantissime le prossime 6 partite, 6 finali. Fontanabuona ha 3 gare casalinghe, ma tanti scontri diretti. Affronterà sia Riva Samba domenica prossima in un derby quasi fratricida, poi affronterà lo stesso Rapalla, affronterà Busalla, affronterà la Luanese. Insomma, ci sono tanti incroci, tante gare per capire quelle che saranno poi le squadre che retrocederanno o nel caso andranno ai playout. Questa è un po' la situazione in continua evoluzione del campionato di eccellenza. Possiamo andare a vedere il prossimo turno per capire quali sono i primi incroci pericolosi. Abbiamo detto 2 importantissimi. Uno è un derby, se vogliamo, di alta classifica fra Valestura e Bogliasco. Si giocherà sabato in anticipo poiché il campo di casa del Valestura, ovvero il Ribu di Lavagna, occupato dalla Vanese Santià, il comunale di Chiavari domenica occupato da Entella Mezzo Corona. Di conseguenza il Valestura anticipa sabato al comunale di Chiavari contro il Bogliasco. Sesti Levante Cairese poteva essere una sfida di alta classifica, per il Sesti Levante non è più così. Luanesi Sestrese è un'altra sfida di bassa classifica. Busalla Ponte Decimo, un derby molto sentito, è importante anche per la zona bassa. Fezzanese Pro Imperia, Fontanabuona Riva Samba, abbiamo detto derbissimo del Levante. Ventimiglia contro Vado e infine Rapallo contro la Veloce. Rapallo ha veramente l'occasione di ospitare in casa una squadra già salva. Le motivazioni dovrebbero fare la differenza per la squadra bianconera di Davide Del Nero, che ha ritrovato continuità. Questo è il programma, le telecamere saranno sicuramente al piombo di Molleone di Cicagna per riprendere Fontanabuona contro in Riva Samba, ma questo poi nel corso della settimana vi daremo aggiornamenti sulle nostre partite che riprenderemo. Possiamo passare adesso dal campionato di eccellenza, salire al campionato di Serie D. È stata una giornata in chiaroscuro, se vogliamo, una giornata negativa per le due squadre levantine, entrambe sconfitte. Il Chiavari Calcio Caperana ha perso 2-1 in casa dal Cuneo, la Lavagnese ha perso 2-0 a Serenio, due sconfitte molto diverse nella sostanza. Ai chiavaresi di Fede Fossati resta almeno la prestazione, alla Lavagnese invece no. Sentiremo poi le parole sia di Fossati sia di allenatore Dagnino, ma come sempre diamo la precedenza alle immagini. Le nostre telecamere erano al comunale di Chiavari, Chiavari Calcio Caperana Cuneo 1-2. Per la 12ª giornata di ritorno del campionato di Serie D, il Chiavari Calcio Caperana torna al comunale di Chiavari per ospitare la protagonista di questo torneo, ovvero il Cuneo di Salvatore Iacolino, che lo scorso anno ha condotto il Savona nella massima nella serie superiore e ci riprova quest'anno con i biancorossi cuneensi. Cuneo che viene a scendere al comunale ben sapendo delle difficoltà che può incontrare contro la squadra di Fabio Fossati, che per conto suo disputa un'ottima gara venendo punita da un paio di episodi senza tralasciare alcune recriminazioni sull'operato della terna arbitrale che non ha soddisfatto appieno i dirigenti chiavaresi.
Capelana che si fa vedere subito nelle prime battute, c'è questa punizione di Roselli sul quale Tunno è bravo a distendersi in tuffo e a deviare in angolo. Ancora Volpara, porta palla centralmente, poi esplode il sinistro e nuovamente il portiere cunense si distende e mette fuori sull'angolo. Sul tiro della bandierina, Livellara tocca di testa e va a colpire la parte superiore della traversa della porta difesa da Tunno. Si fa vedere la formazione del Cuneo con una punizione di Lazzari deviata, sulla quale Raggio Garibaldi va a smanacciare il pallone in calcio d'angolo. Si passa alla ripresa con il chiave di calcio Caperana ancora alla ricerca del gol del vantaggio. C'è questo primo pericolo sul quale Livellara mette la testa di via in angolo e quindi l'azione incriminata che parte da questo lancio sul quale Fantini è al di là di tutta la difesa verde-blu. L'assistente non segnala la posizione irregolare al direttore di gara che convalida l'azione del bomber biancorosso, il quale non dà scampo a Raggio Garibaldi di destro di potenza in sacca al 7 alla sinistra del portiere chiavarese. Nel replay purtroppo non è possibile verificare la posizione di partenza del bomber biancorosso mentre si apprezza la conclusione che mette palla appunto imparabilmente per l'estremo difensore chiavarese. Sulla spinta del vantaggio il Cuneo va al raddoppio, c'è un cross dalla sinistra di Langhieri con il colpo di testa sotto misura da parte di Di Paola che, complice anche una deviazione di Livellara, mette la palla per la seconda volta alle spalle di Raggio Garibaldi. Nel replay si nota la decisiva deviazione di Livellara che involontariamente spiazza il proprio portiere. Si fa vedere il Caperana con questa conclusione dalla distanza di Volpara e poi nel finale arriva il gol di Franza sull'assist di Andrea Croci che mitiga soltanto in parte la delusione per una gara dalla quale sicuramente la formazione verde-blu avrebbe meritato di più. Ancora una punizione di Mazzotti che si frange sulla barriera, è l'ultimo atto di questa partita che termina con la vittoria del Cuneo per 2-1 e con la neanche troppo contenuta esultanza del clan biancorosso che era ben consapevole delle difficoltà che la trasferta di Chiavari avrebbe rappresentato. Le immagini erano di Emilio Garbarino, il commento di Marco Bianchi. Abbiamo visto questa gara casalinga del Chiavari Calcio Caperano, una gara giocata veramente a testa alta dai verde-blu contro la capolista. Per la prima volta Fossati ha adottato uno schema un po' diverso rispetto al solito 4-3-3. Ha scelto un 4-4-1-1, c'è stato il sacrificio del bomber Franza, ma il bomber Franza quando è entrato ha segnato. Per un'ora Chiavari ha fatto la partita, poi è arrivato questo gol di Fantini, il giocatore più rappresentativo del Cuneo, un gol che ha spezzato l'equilibrio, un gol molto molto contestato dalla società di casa perché è arrivato probabilmente in posizione di fuorigioco dello stesso Fantini, come abbiamo visto dalle immagini, che ha scattato più avanti del difensore Mitrotti e ha freddato poi Raggio Garibaldi. Per il Chiavari una punizione, una sconfitta oltre misura, forse oltre anche i meriti. Poi è arrivato anche il 2-0 di Paola, i chiavaresi hanno avuto occasione, colpito la traversa con Livellara, segnato poi il gol con Franza, un 2-1 finale che ha lasciato un po' di amaro in bocca, ma al suo tempo molta fiducia in Fabio Fossati nei mezzi del Chiavari Calcio Caperana. Ma a fine gara Emilio Garbarino ha ascoltato Fabio Fossati. Fabio Fossati, secondo me è una buona Chiavari Calcio Caperana, non è bastato per oggi. Sì, diciamo che non è bastato, anche perché insomma l'avversario è di tutto rispetto, io però sono molto soddisfatto perché credo che concedergli il primo tiro in porta su un errore di valutazione di un fuorigioco, perché credo che fosse abbastanza evidente che fosse in fuorigioco il loro primo gol a metà del secondo tempo, credo che insomma la partita si sia fatta nella maniera giusta. Poi andare a discutere sugli errori arbitrali non ha un senso, loro hanno più qualità, loro hanno davanti questo giocatore che fa sicuramente la differenza, ha avuto questa palla, ci ha castigato. Poi credo che però si sia stati anche bravi a riaprire la partita, non abbiamo mollato, ci abbiamo creduto e abbiamo avuto anche due o tre situazioni dove potevamo essere anche un pochino più pericolosi. Peccato perché insomma la partita credo che ce la siamo giocata bene. Poi non era facile limitare per 90 minuti
non era facile tenere il ritmo che abbiamo tenuto, quindi io sono solo che soddisfatto della partita. Molto bene, soprattutto il primo tempo, l'avete messi sotto, avete avuto diverse occasioni. No, no, primo tempo, io guarda, devo essere sincero, la situazione dove abbiamo preso il primo gol, cioè è inutile, qua in questa categoria non esiste pressing, non esiste controcampo e quindi è inutile anche parlarne, no? Però fa parte del gioco, quindi ci pigliamo questo gol in fuorigioco e pensiamo a Borgosesia. Un po' di sorpresa in tribuna per l'esclusione di Franca, quali motivi? No, insomma, Franca ha preso un colpo brutto domenica scorsa, probabilmente non avrebbe retto una partita, dovevo gestire anche la partita infrasettimanale e quindi la scelta è stata magari per una squadra un pochino più coperta e che avesse magari un po' più di velocità per ripartire. Questa era l'idea e poi fortunatamente è entrato, ha fatto un grandissimo gol, ma non si discute, il giocatore dal momento che lui sta bene è sicuramente il capitano di questa squadra qua, quindi è stata una scelta dettata un po' dal fatto che lui non stava benissimo e che magari avevamo preparato la partita sotto un certo punto di vista. Ora due trasferte consecutive a Borgosese Chieri. Sì, ma sai come la penso sulla trasferta, per me c'è Borgosese e Chieri, punto, che siano in trasferta o no non mi interessano, non è una cosa che guardo quella, quindi sono due partite che noi dobbiamo cercare di tirar fuori un po' di punti, perché la stecca con la Novese che mi brucia ancora, oggi sapevo che era una partita che comunque tutto quello che poteva venire era di più, ce la siamo giocata bene e io sono sicuro che se avessimo interpretato così la partita con la Novese o se interpreteremo così le partite di Borgosesi e Chieri, portiamo a casa senz'altro qualcosa. Il Chiavari Calcio Caperana è di scena di nuovo domani pomeriggio a Borgosesia contro la locale formazione della provincia vercellese. Si recupera la 22esima giornata non disputata perché il campo di Borgosesia era occupato niente di meno che dal Carnevale. Le due squadre si rincontrano domani pomeriggio alle 14.30. Sarà un po' il turnover nella squadra di Fabio Fossati, previsto il ritorno in campo di Franza e anche il cambio in porta dentro Capodici, fuori Raggio Garibaldi che non è al meglio della condizione. Probabilmente Fossati adotterà ancora 4-4-1-1, ma vedremo appunto come andrà questa trasferta per la squadra di Fossati che adesso è riduce da due sconfitte consecutive. Ma andiamo con ordine, dobbiamo ancora riepilogare i risultati della giornata che si è giocata domenica. Acqui Sarzanese 0-0, un buon pareggio per la squadra di Massimo Pricanti che sta risalendo pian piano la classifica. Acquari e Rivoli 0-0, Asti Chieri 2-2, Borgorossa Albese 0-2, la squadra di Manetti perde in casa, probabilmente perde il più importante treno verso la salvezza. Chiavari Caprana Cuneo 1-2, abbiamo visto le immagini. Santiago Gallaratese 1-0, tre punti importantissimi per il Santiago in chiave playoff. Serenio Lavanese 2-0, sentiremo adesso anche dalle parole di Andrea Danino come è andata questa trasferta, che dal risultato appena entrato i bianconeri. Settimo Novese 0-0, San Cristoforo del Tona 1-0, continua il sogno della squadra della Val d'Aosta. Vigevano contro il Borgosesia 1-0, questo è un risultato che cambia le carte nella zona payout, ma vediamo tutta la classifica. A partire dalla prima posizione Cuneo 65, Val d'Aosta 66, Val d'Aosta San Cristoforo 65, Asti 59, ma una gara in meno che giocherà domani proprio contro Sarzanese. Serenio 55, Acquanera 53, Santià 52, Borgosesia 48, Acqui 44, Gallaratese 43, la Lavanese perde una posizione 43, il Chiavari resta 11esimo posto 42, Novese 37, Chieri 36, Dertona 35, Sarzanese 35, Rivoli 35, Albese 31, il Vigevano sale a 27 punti, stacca Borgorossa Renzano che oggi sarebbe retrocesso in eccellenza a pari del settimo che ha 16 punti. Sono quattro squadre con una gara in meno, Sarzanese e Asti che si incontrano domani, così come Borgosesia e Chiavari Calcio Caperana. Possiamo adesso aprire la parentesi dedicata alla Lavagnese. Il punteggio dice Serenio 2, Lavagnese 0. È stata una gara non convincente da parte della squadra bianconera al quarto stop consecutivo. A fine gara Andrea Dagnino, intervistato dal collega Andrea Ferro, è stato molto chiaro, lo possiamo sentire. Siamo con Andrea Dagnino, il tecnico della Lavagnese, una Lavagnese di ritorno dalla trasferta di Serenio, quindi in terra lombarda, una trasferta, Andrea, che purtroppo non porta con sé buone notizie. Avete perso per 2-0 da una formazione che è in piena zona playoff. In questa fase
il calendario non vi dà di certo una mano e voi insomma non state vivendo un momento particolarmente felice. No, noi abbiamo un momento di emergenza, chiamiamola psicologica, perché la squadra non si può certo dire che non si impegni, che non corra, che non fatichi, ma in questo momento non ci riesce assolutamente niente di quello che un mese e mezzo fa ci riusciva con una facilità incredibile. L'unico dato che abbiamo in possesso in questo momento è il raggiungimento di una classifica tranquilla dopo un avvio difficile, perciò l'unica cosa che si può pensare è che siamo troppo rilassati pensando di aver raggiunto l'obiettivo principale che avevamo, che era quello della salvezza. Poi ci siamo lasciati trasportare pensando di poter fare qualcosa di più e forse siamo diventati presuntuosi, adesso ci stiamo prendendo tutti gli schiaffi che ci meritiamo, sperando di svegliarci in fretta, perché non siamo ancora salvi. E difatti la classifica poi a volte è anche un po' difficile da interpretare, però ultimamente le squadre di coda ovviamente danno tutte il massimo e tutte si muovono, quindi ancora la salvezza aritmetica bisogna raggiungerla. No, assolutamente, soprattutto alla luce del fatto che domenica arriverà un altro bruttissimo cliente, che è Santi a 52 punti, e andrà in squalifica Avellino e probabilmente Bianchini, quindi siamo in un momento difficilissimo, ma come al solito la forza della squadra di questa società è quella di chiudersi a riccio, tirare fuori gli artigli e cercare di reagire per poi dimostrare che non siamo questi, anche se siamo consapevoli che non siamo una squadra che può portare alle prime posizioni, non siamo ancora maturi. Abbiamo ascoltato anche le parole di Andrea Dagnino, la sua analisi, bisogna essere onesti, è veramente lucida, ha detto non riusciamo più a fare le cose che un mese fa ci venivano con estrema facilità, adesso non ci riusciamo, basta sognare playoff, forse non siamo ancora pronti, siamo stati troppo presuntuosi, pensiamo alla salvezza. La salvezza passerà anche dalla prossima gara casalinga contro il Santià, domenica arrivo di Lavagna, bisogna dire che Chiavari, Calcio Caprano e Lavagnese non sono ancora aritmeticamente salve, ma per quanto riguarda l'obiettivo tagliare non ci dovrebbero essere dubbi, è solo appunto un questione matematico assolutamente numerico, quindi gli impegni sono, tanto l'energia ci può mandare il prossimo turno, sono domani pomeriggio a Borgosesia contro Chiavari, Calcio Caprano, domenica 13ª giornata di ritorno, Asti Vigevano, Borgosesia settimo, Chieri Caprano, altra trasferta per la squadra di Fabio Fossati, Cuneo Seregno, Dertona Albese, Galatese Acqui, Lavagnese riceve a Rivoli il Santiago Gianni Cutting, Novese Borgorosso Arenzano, Rivoli San Cristoforo, Sarzanese Acquanero, Comola Novi. Questo è il programma delle gare in programma domenica dalle ore 14:30. Siamo arrivati adesso veramente in fondo a quella che è stata questa trasmissione, per la prima volta è stata un po' in maniera inusuale, siamo partiti dal campionato di promozione, abbiamo visto tutti i gol della San Maghettese in casa del Baiardo, abbiamo ascoltato anche il presidente degli Arancioni Andrea Lenzo, abbiamo rivisto tutta la giornata del campionato di eccellenza con i 4 gol di Rivasana Busalla, quindi uno sguardo alla Serie D, Chiavari, Caprano, Cuneo e siamo arrivati in fondo. Momento dei saluti, io ringrazio Simone Falzetti per la parte tecnica, vi ricordo gli appuntamenti con Levante Sport TV domenica dalle ore 18 con Intro Valle Bella, trasmissione live, i primi risultati, le classifiche e le prime immagini dai campi. Per quanto riguarda il pianeta serie di tutte eccellenze e promozioni, l'appuntamento è per martedì prossimo.